ci racconta un po' qual è l'atmosfera nello spogliatoio del Pescara. Beh, l'atmosfera è, diciamo, di soddisfazione. Sì, è brutto dire che per un pareggio ci sentiamo quasi aver vinto la Champions, però per come stava messa la squadra, ve ne siete accorti anche nei primi 20 minuti, abbastanza impaurita, per noi è un grande risultato. Volevo ringraziare, ne approfitto per ringraziare l'operato che hanno fatto i tifosi, perché se la squadra questa sera ha dimostrato una verve diversa, secondo me è da attribuire il merito anche a loro, che sono venuti in settimana ad aiutarci. Volevo anche dire un grazie particolare a Rigoni, che con 3 infiltrazioni e un dolore lancinante comunque ha tenuto botta in mezzo al campo. Questo non lo sapevamo. Ecco, queste sono tutte piccole cose che fanno gruppo. Speriamo che stasera sia un piccolo mattoncino e che con il passare del tempo riusciamo a fare qualcosa di in più. Noi abbiamo ascoltato Breda, eccolo che sta arrivando, sta per salire sul pullman, il tecnico biancazzurro. Mi è sembrato molto equilibrato. Sì, lui è molto equilibrato, si è preso anche delle responsabilità importanti, però è anche vero che, ripeto, stasera chi ha dato una risposta importante è stato il gruppo, i giocatori che sono scesi in campo volevano riportare a casa un qualche cosa e ci sono riusciti, e questo per noi è grande, grande soddisfazione.